Il clima è già incandescente, sembra di essere in atmosfera da playoff, il tutto esaurito da giorni. Ricci, dopo l'appoggio da sotto, anche il tiro da tre. Jeremy Chappell, ultimi tre secondi dell'azione, extra pass di Day in angolo per Michael Bramos, che si alza e spara, scrivete tre. Bramos sullo scarico di Stone, penetrazione da parte dell'ex giocatore del Panathinaikos, che non sa solo tirare da fuori. Riesce anche a trovare De Nicolao, che però poi non può fare nulla se non riconsegnare la palla nelle mani della Virtus, alzando la palla da Stefan Marković e decolla Vince Hunter. Ancora zona per Venezia, palla alzata da Marković, ancora un layup, questa volta chiuso da Kyle Wims. Baldirossi aspetta Marković, gli vuole consegnare il pallone. Marković ancora alzata, ancora per Vince Hunter. E questa settimana si potrebbe fare una top 5 già solo con le giocate dell'attacco della Virtus. Dall'altra parte risponde Watt. Teodosic per Marković, quasi sulla sirena, il tiro da tre punti! Proprio sul suono della sirena di fine secondo quarto! Michael Bramos, pick and roll con Widmar, palleggio, arresto e tiro di Michael Bramos, questa volta è molto corto, a rimbalzo però c'è il più piccolo di tutti, vale a dire Andrea De Nicolao. Su di lui c'è Cerella, arriva il blocco di Vince Hunter, Marković vede il taglio di Paiola, ancora una volta prontissimo ad approfittare della spazi sulla linea di fondo. Day riesce a ricevere in post, raddoppio immediato, scarico allora per De Nicolao, fa girare bene, palla su via ai perimetrali, Venezia! Cerella si alza dal perimetro, bomba del meno 8! Stone per Chappell, penetrazione dell'ex giocatore di Cantù e Brindisi che alza il pallone! Tiro in controtempo difficilissimo, che vale il meno 6! Chappell per Day, mette a posto i piedi, tiro da tre punti! Un'altra tripla! Dopo quella di Bramos, ce la firma anche di Austin Day! Della Virtus, Teodosic, finta il tiro, scarico per Wims! Che in acrobazia da dietro il tabellone, trova lo spiraglio non si sa come, potenziale gioco da tre punti! Prova a liberarsi della marcatura Teodosic, viene a prendere lui il pallone, finta di passaggio, poi il passaggio lo trova! Manda a schiacciare Julian Gamble, nuovo massimo vantaggio Virtus, più 14, grandissima prova di forza della capolista che diventa la terza squadra stagionale ad espugnare il tagliercio e per la prima volta è una vittoria ampia addirittura in doppia cifra,